Vede, io sono convinto che gli italiani, se sapessero quello che ha fatto il nostro governo, dovrebbero farci un monumento. Se poi riflettiamo su quello che è l'opinione pubblica italiana, al di là del risultato che ha molte spiegazioni di queste ultime tornate elettorali, io mi ritrovo ancora ad essere in vetta, sulla vetta, nella considerazione dei miei concittadini rispetto agli altri leader europei che sono, che so, quello di Malta al 21%, Kubilius Lituania al 25%, Nicolas Sarkozy al 21%, la Marichini al 16%, sono tutti, Walter Feynman al 23%, Emil Boc addirittura alla Romania al 20%, la Radicova della Slovacchia al 22%, Borut Pahor della Slovenia al 25%, Zapatero sotto il 20% e via dicendo. Quindi i cittadini ci riconoscono questa nostra attività governativa, non ce lo riconoscono i media. Credo che sia un governo imparagonabile con quello che potrebbe essere il governo offerto da una sinistra che francamente mi sembra essere molto divisa. È assolutamente non articolata in protagonisti capaci di reggere degnamente il governo di un paese difficile come l'Italia. Molto spesso, trovandomi in situazioni internazionali, mi dico: ma se ci fosse quello o quell'altro protagonista della sinistra, che figura farebbe il nostro paese? E qualche volta mi sono sentito i brividi nella schiena. Anche perché, nonostante quelle che dicono i giornali, il Presidente del Consiglio italiano in tutti i consessi internazionali è il più esperto, è colui che ha un passato pieno di successi nell'imprenditoria privata, che lo fa tycoon e lo distingue quindi grandemente mettendolo su un gradino più alto rispetto a tutti gli altri leader. E modestamente volevo ricordare ad Angelino che in procedura civile qualcosa ne so anch'io, visti i miei 30 lode, anche in procedura civile, e modestamente quanto a intus legere, a intelligenza, non è secondo a nessuno. Quindi chiedo scusa, ma è la legge della mia zia Marina, la conosce? Io trovai mia zia Marina che era disposta con un bel vestito di rose rosse davanti allo specchio all'ingresso di Arcore e guardandosi nello specchio diceva: Marina mettesse bella, Marina mettesse bella, Marina come sei bella. Gli dissi: zia, ma te lo dici da solo? Per forza, non me lo dice nessuno. Buon lavoro a tutti.